Bentornati in un nuovo video ragazzi, oggi parleremo delle varie tipologie di AMI che noi possiamo utilizzare nella nostra disciplina, ovvero surfcasting, puff, teleferiche le inseriamo dentro e comunque il rockfishing perché comunque rientra nella stessa struttura di attrezzatura. L'amo, diciamo, principale sono gli Aberdeen utilizzati per le esche morbide o per gli anelli, quindi americano come vermi, coreano e così via, oppure esche morbide come ad esempio il cannolicchio, esca principe per il surfcasting. Poi abbiamo i back. Ah, gli Aberdeen, dimenticavo, sono degli ami che molto sottili, con un gambo molto lungo, quindi riesce ad ospitare bene esche molto lunghe, a maggior ragione se rafforzate con un po' di filo elastico. Magari qua vi lascerò il video dell'innesco del cannolicchio. Poi abbiamo gli ami back, che sono ami molto robusti, corti, con un gambo corto, e vengono utilizzati per la pesca agli sparidi, quindi in questo caso pesca alle orate, sarghe e così via. A maggior ragione per la pesca alle orate, perché hanno delle placche ossa in bocca che deve riuscire l'amo a bucarle o perlomeno a trovare un inserimento fra esse, altrimenti schiaccerebbe l'amo oppure si slamerebbe, molto semplicemente. Dopodiché abbiamo gli ami circle. Gli ami circle vengono utilizzati per quanto riguarda la pesca col vivo, diciamo principalmente per la pesca col vivo, infatti vengono utilizzati anche a drift, per la pesca drift col ton al tonno, oppure in tutte quelle discipline molto potenti. Infatti sono ami gambo corto, con una curvatura molto larga, fuori asse soprattutto, e hanno una punta molto rientrante. Sono studiati per allamare il pesce esclusivamente sulla mandibola o sul labbro. Questo perché? Perché molte volte nel drift al tonno, appunto, si prendono più tonni, quando in realtà a casa si potrebbero portare solamente uno o due esemplari in alcuni casi, ora non ricordo bene la legge. Quindi cosa fanno? Fanno pesca di divertimento, ovvero catch and release. Li prendono, li slamano senza grossi danni perché li prendono sulle labbra, quindi sull'apparato boccale, non ingoiano e poi li rilasciano. Loro si sono divertiti e allo stesso tempo non hanno causato grossi danni al pesce. A differenza degli octopus, invece, a differenza degli altri, sono ami totalmente in acciaio, infatti sono riaffilabili, sempre ad occhiello. Resistentissimi ragazzi, credetemi, e io li utilizzo molto per la pesca al serra perché il serra è un pesce che comunque tende a distruggere i terminali a lungo andare. Con questi ami in acciaio non può né rompere gli ami in carbonio, come ad esempio potrebbe essere un back, ma allo stesso tempo riesce a portarla a riva, ragazzi, tranquillamente. E potete affilare nel lungo periodo, diciamo, questi ami senza problemi, anche se ormai devo dire che sono molto rari da reperire. Detto ciò, ragazzi, l'idea credo che sia molto chiara, ovvero che Aberdeen esche leggere, back esche dure, come potrebbe essere paguro, un granchio, la cozza intera, il cannolicchio intero, eccetera, eccetera. I circle vivo, quindi due ami o monoamo, e gli octopus che li possiamo utilizzare sia per la pesca all'orata, perché sono molto resistenti, e sia per la pesca con il vivo, barra, tranci e così via. Infatti costano anche meno dei circle e quindi molte volte vengono utilizzati in entrambe ambedue i casi. In particolare adesso ve li faccio vedere a tavolo, come sempre, e vi spiego tutte le varie caratteristiche che possono avere questi ami, facendovi vedere proprio nel particolare. Se riesco vi linko anche tutti i vari inneschi che io ho eseguito, ma comunque se seguite il canale in futuro troverete tutti quanti gli inneschi perché pian piano li porterò. Volendo, li vorrei fare in spiaggia, non li vorrei fare al chiuso. Quindi vi invito a iscrivervi al canale, mettere like al video e attivare la campanella perché così vi arriverà la notifica per tutti i prossimi video. Eccoci qua, ragazzi. Circle, Octopus, Aberdeen, Back. Adesso, questo è un 4/0, 3/0, 2/0, 1/0. Questi sono quelli che utilizzo io, ecco perché ho queste dimensioni, ma ovviamente esistono di tutte le misure come ami. Particolarità del Circle. Questa punta molto rientrante, che nel momento in cui, come potete vedere, si prova ad afferrare la pelle, non afferra, afferra nel momento in cui trova la cavità, ed eccolo qua, vedete? Sempre nella parte finale si attacca, perché è studiato, come potete vedere, fuori asse, ovvero quando il pesce morde, prende sempre sul labbro, o comunque nella parte ossea della mandibola. Poi ci sono i miei preferiti sotto questa tipologia, che sono gli octopus. Come potete vedere, sono ami completamente sempre con l'occhiello storto, come d'altronde anche il circle, perché sono ami comunque studiati per poterli mettere anche in tandem. Infatti ve lo sto facendo vedere. Ecco qua. Quindi può scorrere meglio il filo.
Secondo caso, oltre per questo, come potete vedere, questi appena appoggiano, dove toccano afferrano, vedete la pelle? Dove tocca afferra. E sono di un affilato da fare paura. Anche loro sono storti e sono molto resistenti, comunque vi rendete conto. Mai a livello di un circle, però sono molto resistenti. Io, diciamo, li vedo come un amo tuttofare per quanto riguarda le pesche pesanti. Anche perché hanno un gambo che è medio corto. Un altro esempio di amo resistente è l'amo back. Questo è il classico amo per la pesca dorata che si mette il granchietto poggiato qui, oppure si mette l'amo sotto e il granchio dentro e così via. Questi esistono con gli occhielli dritti o leggermente storti, ma questa è una questione di gusti, io preferisco leggermente piegato, ma esistono anche totalmente dritti. Infine abbiamo gli Aberdeen, che hanno una curvatura totalmente larga, ma uniforme, a differenza degli altri. Come potete vedere. Questo perché? Perché è studiato per tutti quei pesci come mormore. Ora, vabbè, ragazzi, queste dimensioni apocalittiche, però esistono anche le versioni più piccoline, ovviamente, che vanno benissimo per mormore, vanno benissimo per le ombrine, vanno benissimo per tante prede. Molte volte vengono utilizzati anche come ami da galla, per la pesca a galla, con i pop-up, eccetera. Io, sinceramente, con quest'ammo ci faccio il 70% delle pescate. Infatti, li vedete spesso nei miei video, proprio questa dimensione, perché un cannolicchio ci va perfetto e rimane tanta punta fuori. Filetto di seppia, idem. Tentacolo di calamaro, di seppia e così via. Perfetti. Americani grossi? Ragazzi, qua mettiamo un bel americano di queste dimensioni. È perfetto. Ora, oltretutto hanno. Beh, questo è usato, ragazzi, e si vede, ma hanno l'occhiello che è dritto. In questo caso, questo modello ha due artiglioncini laterali, come potete vedere, che serve a non far scivolare il verme, proprio perché sono studiati per quanto riguarda tutti gli anellidi. Ovviamente, ragazzi, qua non potete metterci una arenicola. Per la arenicola ci vogliono i crystal, che non sono altro degli Aberdeen ultra sottili, che io per un periodo ho avuto sulla pagina, fino a una settimana fa, che adesso sono finiti. Un'altra cosa particolare di questi Aberdeen sulla pagina è, non so se riesco a farvelo vedere, vedete che la punta qua è piatta. Questo perché agevola l'entrata dell'amo nel labbro oppure comunque nell'apparato boccale. A differenza di molti ami che tendono a non avere il fattore piatto, ma hanno un fattore come se fosse un affilato qua. E questo sì, aiuta la penetrazione, ma secondo me potrebbe anche lacerare il labbro. Ma questi sono gusti personali, opinione personale, ragazzi. Io vi do sempre le mie idee e poi ognuno può trarre le proprie conclusioni. Per fare un resoconto. Questi sono degli ami da utilizzare per la pesca con il vivo. Un amo tuttofare, ovviamente non potete metterci una arenicola, ma in dimensioni dell'1 barra 0, dell'1 proporzionato, questo è sempre un 3 o 4 barra 0, non ricordo. È proporzionato magari a mettere in una cozza bella grande, un amo del genere, magari doppio per la pesca agli orati, oppure un bel bibby di chioggia grosso. Un amo un po' più delicato, che non è delicato, ma un po' più, diciamo, proporzionato e meno aggressivo, può essere il back. Anche questo, ragazzi, storto, ovviamente, che trovate sulla pagina. E poi infine gli Aberdeen, che va bene invece per quanto riguarda tutto il resto delle pesche. Allora, eccoci di nuovo qua, le ho dovuti cercare che le avevo nel cassone. Questi qua sono sempre degli Aberdeen, come potete vedere, molto robusti rispetto ai classici. Vedete che il gambo non flette molto, però la struttura dell'amo è sempre la stessa, vedete? E questo già va benissimo per una arenicola di dimensioni discrete, per un coreano, tranquillamente. Questa è una misura 4, ragazzi. Un altro sempre Aberdeen, ma non del tutto, un po' proporzionato in maniera diversa, questo però è un 5 barra 0, ragazzi. Come potete vedere, più robusto come struttura rispetto a questo, occhiello un po' più grosso, ovviamente, e soprattutto un'apertura della curvatura dell'amo molto molto grande. Io questi qua li adoro utilizzarli quando innesco le seppioline intere ed esce tanta testa, perché comunque è una parte molto grossa di esca. Ma ripeto, questi qua li trovate spesso nei miei video, li utilizzo molto spesso questi due, soprattutto nella pesca alla spigola. E nulla, ragazzi, dopo questa piccola, diciamo, chicca, nicchia di ami che utilizzo e tratto, tutta questa serie, esistono tanti altri, ragazzi, ma non voglio confondervi le idee, perché comunque ho fatto un video per chi magari agli inizi ha bisogno di chiarirsi le idee. Per il resto, spero che sia stato di vostro aiuto questo video. Scrivetemi nei commenti quale amo utilizzate di più fra questi, lasciando perdere sempre le dimensioni. E
vi invito a iscrivervi al canale, like, attivare la campanellina e infine ragazzi un abbraccio, buon mare e speriamo di trovarci presto in pesca. Un saluto!